e gli altri lo sanno, la tengo stretta nella mia mano e se la schiudo lei vola lontano. Con Giuseppina io posso volare, con Giuseppina io posso giocare, con Giuseppina io posso sognare, con Giuseppina paura non ho. Abbiamo fatto tardi, è ora di tornare ormai, Cioffi. Aspetta un po', qualche cosa si sta avvicinando. Che cosa sarà? Oh? Ah, tu devi essere Giuseppina. Ditemi, c'è qualcosa che non va bene, amici miei? È accaduto un fatto molto serio. È saltato fuori un mostro. Davvero un mostro? Eh sì, è proprio un mostro terribile. Dovresti vederlo. E che cosa vuol fare? È venuto per rovinare il nostro paese. No. È enorme e nessuno può resistergli. Abbiamo provato, ma la differenza di forza è troppo grande. Noi non possiamo fermarlo. Rompe le case e sporca il mare. Noi siamo scappati di là per salvarci la pelle. Nel paese c'è un massacro, sembra l'inferno. Oh, che storia tremenda, non possiamo cercare di fermarlo. Mi sembri più emozionata del solito. Io sono nata là, è il mio paese. Il tuo paese? Sì, è molto vicino, qui ho ancora una parte della mia famiglia. Allora dobbiamo fare in fretta, prima di tornare a San Genio andiamo là. Ti ringrazio, Cioffi. State attenti! Soprattutto un piccolo pesce cane con un compagno ancora più piccolo! Sono traditori! Mi avranno sentito! Non lo so. Denaro, denaro! Lascialo pure a noi! Sono un granchio, non tormentatemi, vi prego. Come vedete, ho soltanto una piccola casa e sono molto povero. Allora ti prenderò quella. Ma non avrò un posto per andare a vivere. Ti lamenti di noi? Ci sarà qualcosa di prezioso qua dentro. Basta! Che villani che siete! E questo chi è? Sei forse contro di noi, tu? Certo! Prima o poi te ne pentirai, ne sono
sono sicuro anch'io. Ho un brutto presentimento, Choppy. Andiamo al mio paese. È tutto così cambiato qui. Ma che disastro! Casa tua, Giuseppina? Oh, sorella mia! Oh. Giuseppina! Oh, Giuseppina, cara! Mamma! Oh. Sono contenta di vedere che non vi manca niente. Dov'è il babbo? È partito per un convegno di balene nell'Antartico. Ah, è nell'Antartico! Spero che torni presto, cara. Sì, ma adesso ci sono qua io e voi non dovete temere più nulla. Posso presentarvi, Choppy? Buongiorno. Lieta di conoscerti, purtroppo le circostanze non ci permettono di riceverti bene. Questa è la mia sorellina. Posso chiamarti fratello? Sono molto imbarazzata. Oh, Choppy! Stanno arrivando! Oh, mio Dio! Un'altra volta! Sono molti più di prima. Ordini del re, dovete abbandonare subito questo paese. Oh, oh no. Ma cosa dice? Cosa? Oh? Questo è il mio paese. Non creare problemi, Giuseppina. Sì, ma... Voi non sapete che cosa vi capiterà se non ubbidite agli ordini del re. Oh. Siamo i messaggeri del re! Non posso più tollerarlo! Tutte le giovani balene hanno provato, ma non sono riuscita a far niente contro di lui. Mi hanno detto che è un mostro così terribile che crea un risucchio in fondo al mare, forte come l'esplosione di un vulcano. Aspetta almeno finché torna tuo padre. Lui potrà batterlo e cacciarlo via. È la più grande balena che esista ed è anche la più forte. Aspetta, aspetta che torni. Abbi pazienza, Giuseppina. In una situazione come questa, tuo padre tornerebbe prima. Sì, penso proprio di sì, ma non so se mio padre è molto forte. Magari lo è. Io non lo capisco tanto bene. A dirti la verità, ho qualche dubbio, sai? Oh. Ma per tuo padre è diverso. Tutti dicono che sia il più forte. Sì, è proprio vero. È una grandissima balena. La più grande che esista. Mi piacerebbe tanto conoscerla. Oh, se anche mio padre fosse così forte. Allora che cosa faresti?
Non aspetterei che tornasse, perché dopo tutto sono suo figlio, non è così? Io andrei a combattere il mostro terribile, ecco. Sophie, allora abbiamo la stessa idea. Ne sono molto contenta. Proviamola assieme allora, eh? D'accordo. È solo un piccolo pezzo di vela. Oh, questa sì è una sorpresa. E questo? Oh, Giuseppina, cosa sta arrivando? Sono dei pesci rana. Che cosa c'è? I pesci cani. Sono spaventato, che cosa faccio? Beh, che cosa possiamo fare? Oh, oh, santo cielo, guarda! Penso che vinceremo perché siamo più potenti. Stiamo perdendo tempo e abbiamo tante cose da fare. Forza, Giuseppina!
c'è Giuseppina. Giuseppina. Sophie, non ti è successo niente? No, io sto bene. E tu? Non lo so, Choppy. Mi vergogno di essere quasi annegata. Non dirlo a nessuno, ti prego. Sono la figlia della più grande balena che esista e ho paura che la gente riderebbe se lo sapesse. Certo che è proprio un mostro terribile. Che paura che ho avuto. Qualche volta è scomodo avere un padre importante, sai? Io sono molto orgogliosa di lui e la considero una enorme fortuna. Ma ho paura che anche lui non riuscirebbe. Credo proprio che non riuscirebbe, neanche lui. Aspetta un po', Giuseppina. Anche il mostro deve avere qualche punto debole. Sì, Giuseppina, andiamo a cercarlo, questo punto debole. Un'altra volta, sei matto. Sei o non sei veramente la figlia del più grande dei grandi? Sì, ma non un'altra volta. Devi proprio essere... Va bene, allora, Choppy, andiamo. Ah, andiamo. Aiuto! È solo una roccia. Fatti più piccola, in fretta. Volta in piscirana con la lampada. Con questo buio è molto difficile orientarsi. Per noi. La grande balena è tornata dall'Antartico. Giuseppina, aiuto! Aiuto! Giuseppina, dicono che tuo padre sia tornato. Sì, posso sempre contare su di lui. Levatevi, lasciatemi passare. Portalo in un posto meno stretto. Adesso è diventato molto piccolo e sono sicura che non farà più impressione neanche le alghe. Babbo! Sono contento di vederti, Giuseppina. Stai bene? Sì. E tu devi essere Choppy, vero? Sì, e tu sei il babbo.
certo il padre di Choppy non è una balena. Ma lui era molto emozionato e faceva un po' di confusione. Sia molto valoroso. Dici, pare anche a me, è molto bravo, vero? Sono tanto contenta di essere qui per le vacanze. Sai, è molto raro che mio padre giochi con me, ma è soltanto perché ha tante cose da fare per il suo lavoro. Penso che in realtà mi voglia molto bene, non credi? Certo che ti vuol bene. Con chi stavi parlando, Choppy? Oh, con nessuno, papà. Mi era parso di sentirti parlare. Giuseppina, vieni. Bravissima.